Un saluto a tutti da Jack Lone e Max di Elisir Podcast. Con me c'è l'altra leggenda e cofondatore e mente galattica Cla. Eccoci, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Elisir Podcast. Come sempre, stasera affrontiamo un argomento a te caro e di cui sono anche contento di parlare. Buonasera, Seba, e benvenuto su Elisir Podcast. Qual è Sebo. l'argomento di stasera, Jack? L'argomento di stasera è la scala di Kardashev. Non vi preoccupate, non è un rivoluzionario russo, è una mente geniale che ha pensato al futuro dell'umanità e come conoscerlo e studiarlo e prepararlo bene può portarci a colonizzare le intere risorse del nostro pianeta prima e poi tanto altro, tanto altro. Perciò veramente preparatevi che conosceremo presto la scala di Kardashev e ci saranno delle sorprese incredibili. Sorprese incredibili. Immaginate che l'umanità, ecco, state vedendo esattamente adesso il tipo 1, il tipo 2 e il tipo 3 di civilizzazioni, che la nostra umanità adesso è a 0,7, diciamo 0,73 su 1, cioè quindi non siamo ancora a livello 1 noi umani, siamo non ancora in grado di definire il controllo del nostro pianeta. Avere un livello 1 significa saper controllare tutte le energie possibili sul pianeta e sulla Terra è 4 per 10 alla 16 elevato a 16 watt, che è tanto, ma non ci siamo ancora arrivati. Ci stiamo arrivando. Immaginate se dovessimo arrivare a 20 miliardi di persone, ci avviciniamo. 20 miliardi di persone ci avviciniamo, se non siamo neanche a 8. Perciò. E più che altro, qual è la tua opinione sul sovrappopolamento? L'hai sempre visto come un fenomeno negativo o positivo? Guarda, a livello di risorse ti dico negativo, perché a livello di risorse probabilmente andiamo oltre una certa soglia, però è anche vero che ci potrebbero essere dei risvolti tecnologici che potrebbero anche salvare questo problema, potrebbero anche risolvere. Intanto buonasera Pietro e benvenuto. Quindi la domanda in realtà ha bisogno di una divaricazione, perché da una parte ti dico di sì, però dall'altra parte ti dico di no. Sì, l'idea è che appunto l'utilizzo delle risorse potrebbe portarci a sviluppare dei metodi per moltiplicare meglio. Guardate, oggi con questa sorta di carenza abbiamo appunto il problema, abbiamo appunto questo problema incredibile perché ovviamente dobbiamo replicare, dobbiamo dare da mangiare per tutti, ovviamente. E quindi si sta studiando la stampante, non la 3D, che ormai la 3D è quella per uso casalingo, ma la 4D come la chiamano, per moltiplicare risorse, specialmente anche roba a livello medico, e quindi proteggere le persone. Dobbiamo proteggere le persone, chiaramente. E questo significa che poter fare delle cose del genere servirà per arrivare in futuro a quello che è il replicatore di Star Trek. Avete mai visto, no? In Star Sì, Trek sì, sì, sì. prendono una mela, la mettono nel replicatore, sono due mele, uff, così con la stessa, con la materia, con qualche antimateria, formano altra materia. Stanno facendo degli esperimenti simili al CERN, mi sembra sia di Ginevra, comunque in Svizzera, il CERN, stanno facendo esperimenti così per riuscire a creare materia senza materia. E quindi speriamo che ci riescano. E l'obiettivo dell'umanità, secondo questi Kardashev e soprattutto anche il fisico Carl Sagan, che è famoso, è una persona intelligente, una persona molto intelligente. Infatti, questa immagine, ciao Andre, ci Buonasera, dice: Andre, benvenuto in live su Elisir Podcast. benvenuto. La scala di Kardashev è usata come un metodo di misura per determinare il livello dell'avanzamento tecnologico di una civiltà basato sulla quantità di energia che possono collezionare e usare. Ciao Pietro, buona partita Pietro, è stato un piacere. E appunto, grazie a questa capacità, potremo finalmente comprendere come migliorare le risorse e cambierà, secondo gli studi. Ci sono degli studi sulla scala di Kardashev, ci sono degli studi che ci dicono che appunto noi siamo una civiltà di livello zero. Civiltà di livello zero significa metabolismo, acqua e vento, combustione, elettricità, fossili, gas e olio, metodi di fissione, e si può arrivare fino a, come ti dicevo, fino a 10-20 miliardi di persone, però tutto sommato è ancora abbastanza
indietro. Noi pensiamo di essere avanzati, di essere chissà chi, quando in realtà ne abbiamo ancora tanto da imparare su come sopravvivere nel futuro. Secondo, non so qual è la tua opinione, Cla. Ma io sono sempre stato molto a favore della tecnologia per il miglioramento dell'uomo, quindi quasi un transumanista, per quanto molte cose non mi vanno, e quindi assolutamente sarei anche a favore di queste cose. Ora, per esempio, hanno fatto una stampante che dovrebbe sviluppare gli organi, quindi che tu stampi il cuore, per esempio, o delle valvole dell'aorta, e inserirle in un'operazione. Ora, buonasera al Puccino. Buonasera. Ciao Al. E la cosa preoccupante è che molti vogliono un po' ostacolare sta cosa. A me viene per esempio questo esempio, che io andavo in un gruppo di Azione Cattolica, questa penso che l'ho già detto mille volte, ed erano i primi che ostacolavano gli eventuali progressi scientifici, per esempio la genetica, per esempio le cellule staminali, ad esempio la clonazione o altre cose del genere. Ora, il discorso è, noi vogliamo andare avanti oppure vogliamo stare indietro? Comunque, l'uomo è in continua corsa e non sapere qual è il traguardo può portare cose negative drasticamente permanenti. Esatto. Sì, concordo assolutamente, però se abbiamo un progetto come quello di andare su Marte, ora... Posso fare un attimo una derivazione? Non so se c'entra con l'argomento. Allora, noi abbiamo detto che vogliamo andare a esplorare l'umanità. Beh, scusate, altri pianeti, scusate. Ora, il problema è proprio questo. Come cavolo ci arrivo se un pianeta dista 50.000 chilometri, 200.000 anni luce? Come ci arrivo? Ci vuole per forza un qualcosa che mi aiuti. A tal senso, ha senso anche questa scala qui. Perché l'umanità sicuramente si svilupperà. Non so come, però sicuro sì. Ci sono già prototipi su cose che ci proietteranno a velocità della luce. Qual è il problema? Tecnologia. Non abbiamo la tecnologia necessaria per produrle. Serve microscala e soprattutto delle conoscenze tecnologiche che ancora oggi ci mancano. Delle tecnologiche che sono fattibili. Ad esempio, il teletrasporto è una cosa scientificamente fattibile, scientificamente improponibile ora, perché non abbiamo le risorse per fare qualcosa, non sappiamo smaterializzare e rimaterializzare. Sappiamo smaterializzare, possiamo ridurre in atomi un essere vivente, però come facciamo a riportarlo indietro? Ci manca la tecnologia. E infatti con questa immagine qua che stai passando è importantissima. Tipo 1 planetaria, una civiltà di livello 1 sarebbe in grado di controllare tutte le risorse del pianeta, che noi non siamo in grado di fare. Tipo 2 stellare, la propria stella, se l'umanità sarà di tipo 2, quando riuscirà a incanalare tutta l'energia del Sole, ovvero il nostro centro. E tipo 2 galattica, dell'intera galassia. Saremo noi? Sarà un'altra civiltà? Non siamo mica gli unici, mi sa. Ma posso, guarda, io ti dico, leggo quello che ha detto Andre, che ci scrive: su un pianeta di miliardi di anni la nostra tecnologia ha più o meno 200 anni, non siamo neanche a livello 1, infatti. Vero, non infatti, siamo neanche a livello 1. Quindi loro l'avevano già preventivato, questa scala serve in realtà per vedere a che livello siamo, che è una cosa che potenzialmente potrebbe anche in un futuro, potrebbe anche... anche migliorare, perché non è che si sono già fatti un sacco di esempi, un sacco di cose, come ha detto Jack prima. Sì, volevo dire, pensate che all'epoca della rivoluzione industriale l'umanità, c'erano 200-300 anni fa, l'umanità era solo a 0.4, poi c'è stato un boom tecnologico che ci ha portato all'era industriale, poi l'era delle macchine, l'era elettrica, che è la 0.5 sulla scala, quindi siamo a metà, soltanto a metà, con la invenzione, ad esempio, della penicillina, i motori a combustione. Poi dopo c'è stata la seconda rivoluzione industriale, veramente importante, ancora oggi c'è, cioè, ancora attivissima. Poi l'era atomica, eravamo ancora a 0.5, pensate, l'era 0.6 è stata l'era spaziale, post seconda guerra mondiale, pazzesca veramente, satelliti, viaggi spaziali, space shuttle, stazioni, e la terza rivoluzione industriale, con i transistor, i computer e varie cose, compresa una certa cosa chiamata internet, che è sicuramente una rivoluzione tecnologica, perché internet ti permette a te e a una persona in Australia di sentirti in tempo reale. Incredibile, eh?
Sì, internet è una grande scoperta perché comunque ci permette anche di entrare in contatto, per esempio, con voi. Ecco, noi stasera senza internet non avremmo potuto sentirci, che in molti casi forse sarebbe anche una cosa buona, però è stata una grande scoperta scientifica. Però ecco, non è a livello della scala di Kardashev, è ovvio, cioè sono piccoli passettini. Piccoli passi. Per esempio, ecco. Ci sono posti nelle città che internet funziona benissimo, vai a 300 metri e non funziona più. Cioè, questo già, no? Che magari sembra, è un po' una cosa un po' anche da boomer, se vogliamo dire, però in realtà ha senso. Perché se tu fai una grande scoperta, un qualcosa di buono, cerchi di far funzionare tutto. Si dice che dal 1920 hanno cominciato a ridurre il sistema immunitario e quindi l'avvento del farmaco sintetico. Senza farmaco sintetico moriremo tutti in pochi anni per alte onde, dice Andre in Può chat. Ma essere, può essere. guarda, ne ho sentite tante di cose, può anche essere. Ora, io questo non lo so, non lo so, perché bisognerebbe chiedere a uno che ha studiato queste cose. Allora, una cosa la sappiamo, che se dovessimo riportare in vita un uomo di 2000 anni fa, a caso, probabilmente morirebbe subito perché si prenderebbe le infezioni che il nostro corpo è in grado di scacciare. Noi siamo diventati immuni a un sacco di malattie, ma siamo diventati immuni. Cioè il nostro corpo in realtà si è rinforzato, certo? Si sta indebolendo perché non stiamo più usando, non, se facessimo tutti attività, 3 ore al giorno di attività fisica, andare a cacciare nei boschi, sarebbe diverso. Eccolo, è bellissima questa immagine. Tipo 1, la Terra, tipo 2. È un discorso che si è fatto anche, non so se tu sei d'accordo con le civiltà precolombiane, perché quando sono arrivati gli spagnoli hanno portato il vaiolo lì e questi sono schiattati come delle mosche. È la stessa cosa, come per esempio anche gli animali, perché molti animali, tra cui ora non scomodo i dinosauri perché non è il caso, ma anche quelli dopo, i mammiferi dopo, morirebbero perché la concentrazione di ossigeno presente nell'atmosfera è minore rispetto allora. Quindi cosa significa? Che probabilmente non nascerebbero più animali giganteschi così, perché erano più grossi degli elefanti, e probabilmente morirebbero soffocati perché non riuscirebbero più a respirare bene. Quindi eccoli. Sì, sono d'accordo. Ma la cosa più interessante è che, ad esempio, stiamo facendo uno studio interessantissimo sulle macchine che si guidano da sole. Abbiamo le Oh, biciclette bello. elettriche, abbiamo le moto elettriche. Io in casa ho una bicicletta elettrica, non è che va da sola, eh. Devi comunque darci l'input e lei scatta e va col motorino, va avanti con calma, con molta calma. Se si parla di evoluzione, penso sia correlata alla salvaguardia del pianeta. Quindi cosa ne pensate dell'utilizzo del nucleare? La? Vuoi partire te? Ma io non lo so. Allora, che ci vogliono dei sistemi energetici alternativi affinché noi come nazione non dipendiamo da altre, sono d'accordo. Se nello specifico del nucleare ho ancora un po' di riserve, effettivamente, ma però non conosco così bene l'argomento da esporre un mio pensiero. Non mi sono ancora documentato, però ti posso dire che servono e dovrebbero servire delle alternative affinché un paese anche come l'Italia smetta di prendere energia da altri, perché per esempio noi prendiamo, se non erro, il 10% o il 5% dalla Francia, ad esempio. Io sono contrario perché ho visto gli effetti che ha un deposito di smaltimento qui dalle mie parti e ho visto nascono persone con aspetti molto 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 strani, che secondo me è dovuto, no, secondo me è per forza dovuto a quello, è chiarissimo, che le persone che nascono in quei paraggi nascono ad esempio con la testa strana, il volto modificato, insomma veramente non sembrano neanche. Cioè, sono strani, non è una critica, sono proprio diversi, diversi perché hanno questo problema delle scorie nucleari, chiaramente. Avete visto anche voi gli effetti delle bombe a tante distanze, quelle bombe nucleari che ha lanciato, a distanza, che effetti che causavano nella gente. Cioè, è difficile, ovviamente. Andrea sta scrivendo, per me va bene, ma non in Italia. Ho paura delle scorie, conoscendo cosa abbiamo nel sottosuolo.
abbiamo tanta roba. I rifiuti tossici sono pericolosissimi, però la tecnologia prevede un cambiamento, l'utilizzo pulito delle scorie. Ah, se la tecnologia attuale ci aiuta a smaltire, ben venga. Ah, noi abbiamo la certezza che possiamo smaltirle, smaltiamole. Va bene, sono d'accordo, se potessimo. Certo, bisogna stare attenti, perché secondo me bisogna comunque stare attenti. Cioè, nel senso, maneggiamo cose che sappiamo maneggiare, prima studiamole. Una volta che le abbiamo studiate bene, le maneggiamo. È sempre un rischio fare un passo avanti sperimentale, qualsiasi scienza sperimentale è un rischio, vero? Sì, come in tutto. Le migliori intenzioni causano le cose peggiori. E qua mi fermo. Sì, certo. Quello che stavo dicendo prima sulle macchine è che un'idea di una macchina che si guida da sola senza più neanche un volante è una cosa incredibile. Vuol dire un'intelligenza artificiale così elevata che coi suoi radar riesce a fare calcoli, proiezioni perfette. Non è che può tamponare un'altra macchina e dire mi sono sbagliata. No, non puoi farlo, non puoi fare un incidente o tamponare una macchina perché ti sei sbagliata, che sia perfetta. E sta cosa della perfezione se ne parlerà nel 2030, non prima, si parla di una quarta rivoluzione industriale, quando le macchine da uso e consumo che facciamo diventeranno assistenti degli esseri umani, cioè queste macchine, non dico per forza robot, ma una macchina con cui ci dialoghi insieme e ti aiuta a fare le cose. Già adesso ci sono gli assistenti. No, c'è già. Cos'è? Dal punto di vista medico stanno già studiando dei robot tipo braccia che operano o dovrebbero operare in maniera che l'errore non esiste. C'è una macchina proprio che... E quindi già, ovviamente, farà il lavoro migliore dell'essere umano. Questo è evidente. Cioè, sì. È evidente. Il problema viene dopo, che se io azienda ho dei robot che non mi fanno andare in perdita perché non sbagliano, io assumo i robot, cioè prendo i robot, cioè mi sembra abbastanza evidente. Sì. È un problema anche sociale che potrebbe, però questi sono calcoli talmente assurdi, ma sarò io da boomer. Ma abbiamo già avuto questa cosa, ci sono già state tante volte che in certe fabbriche hanno rimpiazzato gli esseri umani perché avevano le macchine che facevano la stessa cosa più velocemente. È già successo nell'Ottocento questa cosa, è successo nel primo Novecento. È successo, sono lamentati, siamo andati avanti lo stesso, la gente comunque continua a lavorare, non lavora più. Per il resto c'è da dire che una cosa che hai detto tu prima è che a volte queste fissazioni, questi tradizionalismi bloccano questa possibilità di andare avanti tecnologicamente, sempre per ragioni etiche, morali, spesso molto più dettate da una fede del tipo ma io sto già bene così, non ho bisogno di andare avanti, sto bene così. Ecco, questa è una città tecnologica, vedete un anello attorno, potremo cambiare il meteo, arriveremo nel 2035, mi sembra, ad avere meccanismi predittivi del meteo sicuri al 100%, ed è solo predittivi, vuol dire che se ti dice che ci sarà pioggia, al 100% ci sarà pioggia dal minuto in cui te lo dice al minuto in cui ti dice che smette. Lo sapremo prima. Però, ovviamente, il problema è questo che vediamo sulle città a bolla. Le avete viste nei film, le città a bolla? C'è una bolla dove tu modifichi il meteo e puoi fare pioggia se ti serve la pioggia, puoi fare neve se ti vuoi fare... È il discorso delle serre, è il discorso un po' anche delle serre... che vogliono fare anche su altri pianeti, tipo su anche nei libri, è detto anche Asimov, se non mi ricordo male, aveva detto qualcosa del genere. Secondo me c'è una correlazione anche con Green Pass e l'ambiente a livello sociale, ma quello sicuramente. Il meteo lo abbiamo già, Jacko, i droni in contatto con le nuvole, se cerchi te lo trovi. Ma è ancora non 100% ufficiale, però ci lavorano, ci stanno lavorando, ma non è proprio ancora... Ma questa cosa del cambio di tempo in realtà è già stato fatto, almeno nei film è già stato detta, perché se vi ricordate Avengers, quel film con Sean Connery, il nemico, anche forse in 007, uno dei nemici, tanti, avevano questi macchinari che cambiavano il meteo, quindi in realtà è già stato fatto. Quello di Quantum Solas, era eco praticamente appunto uno degli ecologisti, diciamo. Una cosa, ad esempio, delle serre che hai citato, si fa col vertical farming. Il vertical farming è un metodo di serra verticale dove tu risparmi tantissimo perché ci butti giù
butti giù l'acqua su tutto, cola giù e risparmi tantissima acqua, risparmi tanta energia e produci molto di più. Cioè, hanno scoperto, ma perché dobbiamo fare tutto in orizzontale? Avete presente, no? I campi, uh-huh. I classici campi. Uh-huh. Facciamoli in verticale, li fai sopra, fai scendere. E queste cose le abbiamo viste già nei film, in Star Trek, Star Wars, Doctor Who. Le abbiamo già viste. Solo che una volta, se ne sa, è fantascienza. Pensate agli ologrammi. Il futuro, io avevo letto una cosa, era marketing, però è vera sta cosa, che dicevano che la quarta rivoluzione industriale sarà... che non sarà più creare macchine al servizio dell'uomo, ma creare compagni per l'uomo, compagni di attività, compagni, persone con cui, cioè delle macchine con cui giocare insieme, delle macchine con cui dialogare, delle macchine con cui fidanzarsi. Ci sarà anche qualcuno che vorrà la fidanzata macchina, perché no, l'abbiamo visto nella in realtà, effetto. Se non sbaglio, in Egitto è un paese simile, sì. Ma anche, cito Detroit e Become Human. Bello. Sì, sì. Sì, dici. No, che poi lì ci sarà il dubbio se arriveremo mai al livello di Detroit, di Koyuma, arriveremo al dubbio di dire, ma i robot provano sentimenti, di conseguenza sono esseri viventi, oppure, e quindi vanno trattati come tutti gli altri, oppure sono solo macchine? Arriveremo a questo punto qui, poi... Sapete quando? Sapete quando? Quando supereremo la singolarità tecnica. Adesso Cla vi legge un articolo sulla singolarità tecnica. Okay. Mi hai mandato un articolo? Ti ho mandato un articolo, sì, in italiano. Okay, questa è cosa okay. Italiana che ho. Non si sa mai, dici. Almeno vi spiega che cos'è questa cosa che aspettiamo tutti noi informatici. Singolarità tecnologica. Quanto manca alla prima macchina ultra intelligente? Gli scenari. Siamo veramente vicini a una singolarità tecnologica e soprattutto a una singolarità che produrrà un'intelligenza artificiale, prima simile a quella umana e poi incredibilmente superiore. Potrebbe non essere impossibile realizzare una macchina pensante, ma siamo ancora lontani da tale risultato. Opinioni e prospettive. Ok, la singolarità tecnologica denota un momento ipotetico nello sviluppo di una civiltà in cui il progresso tecnologico accelera e supera la capacità degli stessi esseri umani di comprenderlo ed analizzarlo. Quindi, il concetto è oggi spesso legato alla teoria secondo la quale un giorno verrà realizzata una macchina intelligente che in un breve tempo, a causa di sviluppi esponenziali delle sue possibilità, superi le abilità umane con conseguenze distopiche. E questo, a mio avviso, si può dire che è Terminator. Perché Terminator è Skynet, giusto, se non mi ricordo male. Esatto, era singolarità tecnologica. Quel giorno lì le macchine superavano l'essere umano e iniziavano a controllarsi da sole. E tra l'altro l'essere umano non può farci niente in Skynet. La cosa drammatica è che l'essere umano non può fare niente. Ciao Ander, grazie per essere passato. Grazie. Sai qual era la cosa bella di Terminator 2? Diceva che cercavano di fermare Skynet, no scusami, il 3, cercavano di fermare Skynet, 3. E scoprivano che in realtà stava sul cloud. Se sta sul cloud non hai una sede fisica che puoi smantellare. Si diffonde. Boh, quando si è diffusa questa conoscenza, questa ribellione, tu non puoi più fermarla, perché sul cloud è tutto connesso, si interconnette, esatto. E ciao, addio umanità, addio controllo dell'umani, diventiamo la seconda specie dominante del pianeta, seconda, non più la prima. Una prima definizione esaustiva di singolarità, vicina al concetto che si possiede oggi, viene fornita dal matematico britannico Irving Gould, che nel 1965 immagina anche l'avvento di un'intelligenza superumana. Diciamo che una macchina ultra intelligente sia definita come una macchina che può sorpassare di molto tutte le attività intellettuali di qualsiasi uomo, per quanto sia abile. Dato che il progetto progettare macchine sempre migliori, quindi ci sarebbe un'esplosione di intelligenza. E l'intelligenza dell'uomo sarebbe lasciata molto indietro. Quindi la prima macchina ultra intelligente sarà l'ultima invenzione che l'uomo avrà la necessità di fare. Io cito, però non so quanto sia effettivamente valida, la macchina che giocava a scacchi, non so se ti ricordi le prime. Me la ricordo, pensa che le prime perdevano, adesso... Ma ancora adesso, ogni tanto perdono ancora, segno che non sono ancora perfettissime, però le hanno migliorate tantissimo. Tant'è vero che molti stanno perdendo, molti campioni di scacchi perdono.
però hanno ancora l'uomo ancora una cosa che per ora è superiore alle macchine, perché mentre le macchine calcolano in maniera fredda, secondo me l'uomo ha la capacità di improvvisare, comunque, che è una cosa di essere imprevedibile l'uomo, ecco, se vogliamo buttarla così. Quindi sì, secondo me la macchina sì, importante, ma va sempre, avrà sempre dei risvolti anche negativi, perché la macchina oltre un tot non può pensare, ha dei freddi calcoli. Sono d'accordo. Secondo me. Volevo dire niente, siete curiosi di vedere quali hanno già studiato come si evolverà la scala di Kardashev, hanno già studiato tutto. E il livello 0.8, quindi quello seguente, ci saranno queste cose. E voglio sentire un commento a ogni cosa di queste da parte tua, sono curioso. Vai. Ingegneria genetica è disponibile per il pubblico. Sono d'accordo. Ci sarà comunque sempre un comitato etico, perché è inevitabile che non sarà mai messa lì tranquilla, aperta per tutti. Non puoi dire, cioè, anche perché immagina delle cose, una persona che vuole cambiare etnia, pensa a te che cavolo succederebbe nel mondo se una persona dovesse dire questo, voglio cambiare. Cioè, succede il finimondo, guarda, sì, sì. Il Michael Jackson, mm-hmm. che gli hanno fatto la testa così. Voglio dire, pensate a una cosa del genere, una persona che vuole cambiare, ma ad esempio poi sicuramente potremo, una cosa tranquilla sarà, ma sono stufo dei capelli così, li voglio biondi naturali, cioè naturali, sì, ti riscrive di dare i capelli e ti fa tutte le cose, la pigmentazione di un biondo, e in quel momento lì diventi un biondo, uno che non ha capelli, gli fanno la giusta fermentazione pH, non so come si chiamano, fermentazione sicuramente no, non è un vino il pH. Assolutamente, io sono d'accordo, guarda, ti dico. Sono d'accordo anch'io, quando inizi a perdere qualche capello dici, ma mi piacerebbe diventare... ma c'è il trapianto però, c'è il trapianto di capelli. Vabbè, ho capito, ma naturale sarebbe una figata, naturale, che ti crescono naturalmente sarebbe... Vabbè, se l'ha fatto un certo politico... Sì, si chiama anche Silvio. un certo ex allenatore dell'Italia. Esatto, io ora allena a Tottenham, se l'hanno fatto loro. Sì. Poi vediamo le macchine elettriche di livello 5 di autonomia, cioè la massima autonomia. La macchina va da sé, non ti serve neanche il volante, tu puoi giocare alla play mentre guidi, cioè non guidi. Sono d'accordo anche in quello. Tranquillo, ti fai le tue cose, tu ad esempio puoi fare le tue telefonate e non ti diranno mai più, non puoi telefonare in macchina. Ah, se c'hai la macchina autonoma a livello 5. Che come film è la macchina di Batman e Kit anche di Supercar, perché sono macchine che vanno da sole. La macchina di Batman va da sola, sai che questa cosa non lo sapevo, pensavo che fosse anche la guida automatica. Kit di Supercar è uguale, Kit di Supercar è una macchina autonoma, sì. Per chi è degli anni 80, per chi è degli anni 80 ha visto Supercar, Kit era una macchina autonoma che parlava, ragionava. Era quella con David Hasselhoff, quello... Sì, era quel telefilm, allora, sì. Sì. Poi appunto il vertical farming che sta già esistendo, e poi soprattutto la carne cresciuta in laboratorio diventerà comune. Già oggi abbiamo gli organismi modificati. Ciao Coin, benvenuto su Buonasera, Coin. Ciao. Stiamo parlando del futuro dell'umanità secondo la scienza, ed è una scienza all'avanguardia, perché ci sta dicendo in che modo ci evolveremo. Vi stiamo raccontando cosa vedremo fra 5, 10 e anche 15 anni, perché queste sono cose che faremo presto, Non è che sono cose che non esistono, sono già prototipi che stiamo già sperimentando, imperfetti, ma ci sono, quindi veramente ce la stiamo facendo, state per scoprire cosa succederà. E poi gli elevatori nello spazio, questi li vogliono fare sulla Luna e su Marte, ne ha parlato anche Musk, è bella Kit, è bello, so, sì. L'ho visto anche in Rocket League, ma quello non c'entra nulla. Vabbè, comunque sia, gli ascensori spaziali sono cose che faranno, perché poi faranno delle basi sulla Luna, non è che vanno a vedere la Luna, sono andato sulla Luna, bravo, ma vai a fare qualcosa. Ecco, queste che tu metti sono delle scale tecnicamente solo ipotetiche, perché se mi hai detto che la terza riesce a controllare l'intera galassia, cosa fa una quarta civiltà? Controlla tutta l'energia di un super ammasso di galassie, 10 alla 46esima watt, cioè pazzesco, e noi per arrivare a tutto il pianeta sarebbe 10 alla 16esima, puoi immaginarti. Ti dico solo che ci vogliono circa 20 anni. Ciao Mattia, benvenuto. Benvenuto Mattia. Ci vogliono circa 20 anni per...
per ottenere un attacco in più a livello informatico, figurati, per averne 40, 30, ci vorranno migliaia, migliaia di anni, se non milioni, probabilmente milioni. Livello 5 esagerata, civiltà in grado di disporre dell'energia di un universo visibile. Cioè, l'intero universo, sei Dio, se tu disponi dell'intero universo, tu sei Dio, il Dio di quell'universo, è pazzesco. Sembra una roba di Dragon Ball. Aspetta, la prossima è quella di Dragon Ball, la prossima è livello 6, quindi dei di Dragon Ball che viaggiavano con livello energetico di più universi, quindi praticamente negli universi multipli. Sono i dei della distruzione. Esatto, gli dei della distruzione sono civiltà di livello 6, è incredibile questa cosa, ma se tu cerchi quello a Biz, è livello 6, ti posso confermare che Biz di Dragon Ball è livello 6, cioè veramente noi stiamo vedendo nella fantascienza il futuro ipotetico di una civiltà, non stiamo più parlando di umanità, non sappiamo se l'umanità ci arriva, neanche a livello 2. L'uno ci arriveremo, Lord Beerus, esatto. Esattamente, Lord Beerus, grande coin. Purtroppo ovviamente incontreremo anche T, purtroppo. E vabbè, dai, prima o poi. Comunque, stiamo andando avanti nella nostra esplorazione delle prossime scale di Kardashev. Sì, della scala di Kardashev. Siamo solo allo 0.8, primitivi neanche livello 1. Noi siamo 0.73. Nel 2021 siamo 0.73. Ecco, intanto Mattia dice, sto giocando Dragon Ball Xenoverse al Super Saiyan Blue. Guarda, ho finito il primo io. E io l'uno non l'ho neanche finito. Vabbè, comunque sia, le stampanti 3D svilupperanno parti organiche, lo stiamo già vedendo. L'ho detto anch'io prima, sì, l'ho detto anch'io. Widespread computer quantici, al quantici, ci sono già delle... Grazie Mattia per il foro. Grazie Mattia del foro. Ci sono già dei computer che si stanno avvicinando a livello quantistico ed è della Intel. Le Intel ha detto che ci sono arrivati. Se si è arrivata la Intel, significa che ci arriveranno tutti gli altri. Adesso non è ancora... Costerà, mi sembra, 5.000 euro, perciò puoi comprarti una CPU. Solo mamma una CPU, mia, 5.000 euro. Vabbè, però... Aspetta che li tiro fuori al portafoglio. Sì. Vabbè, però vuoi mettere, c'è un computer quantistico, io secondo me già, conoscendo un amico che abbiamo io e Cla, appena esce il day one, abbiamo un amico che dice, abbiamo il computer quantistico noi, e io c'ho già il computer quantistico, non si può fare dissing? Sui giochi sì, potete dire quello che volete, se vi fa schifo un gioco potete dire. Bro. Tanto qui siamo leggermente avanti nel futuro, ci sarà Dragon Ball Xenoverse 10 almeno nel futuro. Ecco, esatto. E poi gli ologrammi stabili, voi avete visto, no, gli ologrammi? Io non l'ho mai visto dal vivo, ma avete presente il periodo del Covid, con gli stadi, con quelle robe pazzesche, Coin lo sa, che vedevamo il pubblico virtuale degli stadi, la finale di Coppa Italia. Ah vabbè, anche nel Brasile l'hanno fatto. Sì, ma no, erano veri quelli. Erano veri quelli, no, hanno fatto un collegamento tecnologico che prima fare. Sì, ma io dico proprio quelli finti. Ah, ok. Non l'ho visti. Nel calcio c'era una finale di Coppa Italia 2 anni fa, che c'era questi ologrammi che facevano così. Sembravano quelli dei videogiochi, ma più realistici. Ridicolo, veramente. Però, voglio dire, gli ologrammi, ci sono quelli tridimensionali che ti escono fuori, come la tecnologia AR, quella del 3DS, Nintendo 3DS, che ti faceva, se tu mettevi qui sul tavolo, tu vedevi che iniziavano a muoversi questi ologrammi e ti salutavano, tipo Mario che saltava. Queste cose, in futuro avremo gli ologrammi in 8K. Voi non riconoscerete più che sono finti, possono farvi vedere in TV che risorge qualsiasi personaggio storico, dico, oh mio Dio, ha risolto questo personaggio, e voi ci credereste, potrebbero dire, sono arrivati gli alieni, voi ci credereste, perché li vedete e sono reali quanto siamo reali noi, però se li toccate non esistono, chiaramente, possono anche fingere una stretta di mano, adesso non è un complotto, sto dicendo, comunque saranno questi livelli, vedremo delle pubblicità con gli ologrammi, vedremo delle cose simili. Beh, non sarà male questa cosa, sì. Assolutamente. E poi attenzione, questo è importante, prima comprensione dell'energia oscura e della materia oscura, cose che ancora oggi stiamo iniziando a capire, quei buchi neri come sono fatti, ma è un casino, diciamo, alcuni dicono che sono portali, altri dicono che quando tocchi un buco nero ti si disintegra tutto, altri dicono che ti mandano, io farei tanti ologrammi di voi due, ma guarda, io sono anche disponibile, guarda, basta due. Sono disponibile su gettone, anche senza ologramma,
cioè, mi presento volentieri se serve qualunque cosa. Ok, per il resto poi appunto ci sono le stampanti 4D, fusione nucleare, nanotecnologia e umani e macchine che lavorano insieme sul mondo di lavoro e addirittura sapranno ballare insieme. Balleremo con le macchine, veramente. Pensa un po'. Beh, c'è chi apre... c'è chi dice che aprirai i locali di bordelli con i robot, donne, quindi insomma. Sì, quindi. Ma quella tecnologia lì, sì, c'era in Fallout New Vegas, c'era un bot simile che faceva queste cose, ovviamente c'era, ed era grottesco, ma secondo me arriveremo veramente, ci saranno anche quelli. Non farà per me, non mi interessa, però ci sarà. Cioè ti dissoci, dici. Sì. Dici, e poi attenzione, le armi biologiche che selezioneranno etnie, copieranno i punti del DNA, ai tempi se ne parlava nel complottismo, no, stanno colpendo il DNA italiano, non esiste il DNA italiano, mi dispiace, non esiste. Misti, abbiamo un sacco, abbiamo almeno una ventina di DNA differenti, noi italiani, non esiste il DNA italiano, non esiste, non ce n'è uno univoco, mi dispiace dirlo, ma... Voglio il teletrasporto. Ne ho parlato prima. Lo creeranno, ma al momento sappiamo già smaterializzare. Il problema è che non sappiamo più riportare indietro. Non sappiamo come recuperare l'energia, la batteria distrutta. Così non prendiamo più gli aerei. Anch'io, Coin. Pensa a te che bello andare da Cla a Genova, colpo in testa e poi torno indietro. Non sono stato buonasera, io. Buonasera, ciao, come stai? Spero tutto bene. Ma il teletrasporto in realtà l'avevamo già fatto, il problema è quello, cioè noi stiamo dando per scontato che questa roba non ci sia, quando in realtà ci sono degli studi che ci sono, e questa è una cosa drammatica, è certo che esistono, è come il propulsore, come si involverà l'umanità? Lo so. Guardati, io la mia idea è che evolveremo dal punto di vista tecnologico, ma involveremo dal punto di vista proprio dell'essere umano, secondo me. Sì. È inevitabile. L'uomo, per creare delle macchine diventerà macchina e la macchina per imitare gli umani diventerà umana. Sarà una cosa assurda, veramente. Noi uomini sempre più vicini alle macchine, sempre più freddi, sempre più apatici a cercare il profitto. E le macchine, per cercare di capire come siamo noi, cercheranno di provare sentimenti e capiranno i sentimenti. E quindi è incredibile come l'uomo sta diventando una macchina. Non tutti, ma e altri troveremo scimmie. Se siamo mai stati scimmie, potremmo. Ma le scimmie sono abbastanza intelligenti. Ci sono i gorilla che uccidono gli scimpanzé. Ho letto questa cosa. Ho sentito che ci stavano lavorando. Il cervello entrerà in degrado, come defini fantascienza. sì, ma è questo qui che abbiamo detto adesso, è soltanto la 0.8 della scala di Kardashev. La scala di Kardashev all'1.0, perché si collega ora. Significa che sapremo controllare l'intera energia del pianeta Terra, controllarla e moltiplicarla. Cioè, se noi abbiamo qui una mela, dobbiamo creare un replicatore che ti prende la mela, ti trasforma una seconda mela senza consumare materia. Cioè, prendendo dell'antimateria e trasformando in materia. Noi non sappiamo niente dell'antimateria al giorno d'oggi. Stanno studiando al CERN, ma non sappiamo ancora nulla. Hanno detto che al CERN la percentuale di successo finora è stata dello 0%. Finora non abbiamo mai... per creato nulla in quel generatore gigantesco che costa un casino, lo paga la Svizzera, lo paga anche un po' l'Europa, ma non hanno creato niente, significa che non siamo ancora in grado. E poi ci sarà, dopo l'era emergente, quella che abbiamo letto, ci sarà l'era delle spedizioni, cioè preparatevi che veramente faremo pannelli solari nello spazio, prototipi, e andremo anche a pulire la spazzatura spaziale. È previsto che in quel periodo lì l'essere umano deciderà di far pulizia della spazzatura che ha buttato dagli anni 60 in poi, anche 50, e li porteremo via. Come ho visto in alcuni film che vanno a recuperare le robe nello spazio, le recuperano. C'è anche dei videogiochi. C'era un videogioco, non mi ricordo come si chiama, che mostrava appunto questo recupero degli oggetti spaziali, la pulizia nello spazio, in pratica. Prendi, porti via e ripulisci. I spazzini tipo Amio a Genova, ho capito. Cose del genere. Sì, cose del genere. Lo faremo anche noi, perché altrimenti inquina. Dicono che già inquina le bande internet satellitari. Ma poi, ecco qua, come dicevo appunto, il meteo accurato, cioè vuol dire perfetto, il meteo fatto bene,
Fatto bene, cioè noi sapremo al 100% quando inizia la pioggia e quando finisce, e quel momento non siamo ancora in grado di crearlo come vogliamo, ma possiamo predirlo. E sarà, serve per farlo, l'abbiamo già detto, Z-scale computing, lo Z è 10 elevato alla 21, siamo ancora molto più in basso. Vi dico dove siamo arrivati oggi. Allora, voi conoscete tutti la scala Tera, c'è già la Peta, ci sono già la scala Peta che è più avanti, l'Hexa. Esiste infatti un certo folding at home, quello che aveva usato per Google, è già arrivato a hexascale. Zscale non ci siamo ancora, non ci siamo ancora. Perciò veramente è previsto che ci arriveremo nel 2025 alla zscale. Perciò immaginatevi che nel 2025 potremo già fare. E la frase diventerà, è una cagata spaziale. Oh, che bello. Ma pensa, non so, Cla, magari qualche piano di lavori nello spazio, o cose Io? da... Ma io ho intenzione di assumere gente a un centesimo all'anno e di farli lavorare con la frusta, farli lavorare Non credo che anche nello vada. spazio. Non credo, ma guarda, al momento non ci sono regole, non ci sono leggi che non lo Appunto, permettono. quindi vedi, se non ci sono leggi che mi vietano di andare magari a usare quest'arma e a dargli un centesimo facendoli lavorare 20 ore al giorno, direi che no, direi che ci sta. Poi diventa la storia di Gundam con la colonia spaziale che si ribella, Zion si ribella. Beh, E inizia la guerra con la Confederazione Galattica, la si Confederazione soffoca, le Galattica. rivolte si soffocano, non è che. Sì, diciamo che lì ha mostrato che non era così facile da bloccare come pensavano. Guarda, quasi quasi faccio una capatina in certi paesi dove non c'è grande stabilità politica e mi faccio assumere come dittatore provvisorio. La Poi terra, bisogna evacuare. democraticamente me ne vado, forse Oh. quando, come La Terra, basta, io sono già su Venere, io sono già su Venere. E Venere, Venere. guarda che occhio, perché ha un'atmosfera di acido solforico, eh? Non è tanto da ridere, oltre che tipo sui 400 gradi di temperatura. Ho capito, dovrò andare in un satellite di Saturno, che sono uno dei pochi che uno dei pochi posti abitabili. All'acqua, Titano all'acqua. Titano all'acqua, sì. Anche prima si collega, ora ritorno un attimo serio, cioè si ritorna a questa cosa che tu hai detto che molti sono bigotti e io posso dire come testimonianza che è vero, che sono contro tutto, cioè praticamente vedo tanti che sono contro tutto, dicono ma io sono contro le cellule staminali, sono contro questo, contro quell'altro, però è un pensiero che non approvo tanto perché credo che alcuni interventi bisognerà farli per forza. Cioè, perché se tu vuoi andare, o l'uomo vive 1.000 anni, 1 milione di anni, ma credo che sia infattibile, o non va bene. A tal proposito, cito il pianeta delle scimmie. Com'è che sono arrivati questi qui? Poi, vabbè, poi col finale che si scopre, e non lo voglio spoilerare, però, È bello come finale. si è arrivati all'uomo che arriva in questo pianeta di scimmie? Ora, si sono messi in una macchina criogenica e si sono addormentati per, mi sembra, un sacco di anni, milioni di anni forse, e hanno potuto viaggiare. E negli anni 60 veniva detto, mi sembra il 69, quel film del 68, mi ricordo che anno è quello. Quindi se l'hanno detto questi film qua, potrebbe essere che un giorno si inventa queste stanze criogeniche, che ci Sì. sono Vero, già, tra l'altro, ci sono già le stanze criogeniche, non è possibile. vero, però non sono ancora fattibili al No, 100%. vabbè, lì all'interno ci sono le persone che vogliono farsi congelare in attesa di, però non. Devo dire un'invenzione sempre della 0.9 che farà piacere a Coin. Questa gli Ah, no. salva la vita. Il traduttore universale. Tu parli in italiano, la macchina traduce nella lingua che vuoi te, e tu puoi comunicare con la tua ragazza dall'altra parte del mondo e parlarvi insieme. Puoi andare dall'altra parte del mondo e puoi far quello e potete capirvi. Non devi più impazzire per una lingua. A me piace studiare lingue, però non a tutti piace studiare lingue. A molti piacerebbe avere questo traduttore universale, vero, Cla? Ti fa comodo, eh? Penso a Ma te che per i giochi sì, per emulati in sì, inglese. ma sicuramente per giocare, ma anche per corteggiare le signorine. Vabbè, Io lo sfrutterei certo. così, io lo sfrutterei con le signorine, lo sfrutterei. Sì. E poi ovviamente l'internet lunare e orbitale, ovviamente la nostra priorità, internet in Italia va malissimo, in internet va malissimo in Italia.
E ovviamente stiamo pensando a metterlo a posto anche nell'orbita e sulla Luna, mi sembra Ma se giusto. non L'Italia. funziona, nei paesi, come ho detto prima, nelle grandi città funziona, vai a 500 metri e non funziona più. Come si fa a mettere sulla Luna? Sì. È impossibile. Cosa chiamo Allora, questo. Fastweb per mettermi la connessione sulla Luna? Sì, io mi immagino già che vai, che quando andiamo, cioè veramente andare sulla Luna e vai là e dici, ok Google, racconto la barzelletta, succede Sì, tutto. ho capito. Sì. Cool. Sarebbe assurdo, veramente. Sarebbe assurdo. Cioè, immaginati sulla Luna che succede una cosa del genere. Però è possibile. E poi, vabbè, ovviamente la criptocorrenza, ovvero la cripto, come si dice, la criptovaluta in italiano, scusatemi, con l'inkjet inglese, la criptovaluta ci dice che appunto riusciremo, cioè un giorno non avremo più denaro fisico. Non esiste fisico, ma non serve più fisico. Sarà tutto cripto su sistemi vari, su cloud, quello che è. E poi una transizione dalla democrazia all'ecumenopolis. Vediamo se capisco cos'è l'ecumenopolis. È una città mondo o un pianeta città pianeta. Cioè una città unica che pazzesco. Ciao frutto libero, Ciao benvenuto, ciao Giorgia, benvenuto. È no, è pazzesco. la mia amica. No, ma dicevo, pazzesco, cioè una città pianeta, cioè avere una città che governa il mondo. Cioè, immaginati un futuro già si Ma parla di. esiste, in realtà qua devo citare Street Fighter il fumetto, perché c'è una città che si chiamava la città dei combattenti che era in aria, cioè era una città volante. Stessa cosa mi sembra anche di Star Wars, c'è cioè un qualcosa del genere effettivamente. E quindi è possibile che esistano queste cose qua. Guarda che non è tanto, tanto strano, che la tecnologia poi creerà qualcosa. Una domanda che però è abbastanza, quindi con l'avanzare tecnologico, eccetera, il lato spirituale verrà messo in disparte oppure no? Perché questa è una bella domanda, secondo me, da porre a chi appunto magari è spirituale, eccetera. Posso dirti la mia? Secondo Cioè, beh, me sì, se te la l'ho chiesto. spiritualità non se ne andrà mai, la religione non se ne andrà mai. Magari cambieranno le religioni, non esistono più le religioni che avevamo 4.000 anni fa. Non siamo più là a guardare le statue di Amon-Ra. Magari non guarderanno più quelle di oggi, magari alcune rimarranno, perché ad esempio gli indiani sono rimasti, cioè gli indiani dell'India hanno ancora la loro religione. Perciò voglio dire, non significa affatto che le nostre religioni spariranno, ma la spiritualità è qualcosa che viene da dentro, non dipende dal mondo circostante. Vuol dire, io sento che esiste qualcosa, non perché mi è stato detto, ma perché lo sento. È una cosa, c'è un sentire. Certo, probabilmente pubblicamente magari ci sarà un periodo di disillusione, ma tanti fisici quantistici sono fedeli, sono religiosi o spirituali. E intanto George scrive: sì, per la nostra religione arriverà un nuovo messia un giorno per la nuova religione. Sì, lo penso anch'io che ci saranno nuovi messia, nuove, assolutamente, penso anch'io che ci sarà qualcosa. Guarda, come agnostico anch'io la penso così. Sì, ma sapete, se qualcuno fosse in grado di controllare cose, allora non mi ricordo chi diceva che la magia è soltanto una tecnologia non ancora scoperta. Cioè, se una Anche persona. non film me l'hanno detto. Sì, e sta cosa era anche la storia di Stargate, che questi qua arrivavano con la loro tecnologia e venivano venerati come dei. Erano venerati come dei, ma erano umani, con tecnologia. Se noi ne andassimo nel passato. Non so, a fare delle cose tipo a mettere su, a creare delle cose che da loro non esistono, che è conoscenza comune per noi, o fare dei calcoli numerici che loro magari non hanno ancora scoperto lo zero, calcoli numerici, cioè loro ci considerano degli dèi perché noi gli insegniamo qualcosa di incredibile. Per quello che dico che qualcuno fosse in grado di avere una conoscenza incredibile. Oggi probabilmente lo chiameremo Messia se fosse in grado di leggere il pensiero, di comunicare, di levitare. Noi lo chiameremmo Messia perché farebbe delle cose che non siamo in grado di fare. Diremmo questo è divino, è inevitabile. Tranne nel Medioevo, specie se sei donna, Medioevo, brutta, brutta epoca, non solo per le Medioevo donne. è stato un periodo proprio oscuro dell'umanità. Sì, Ma 95%. quello che viene dopo è l'Inquisizione, quello è stato il peggiore, uno dei Sì. peggiori. Secondo me è poi. Sì, ecco, nella scala per gli amanti dei film, dei cinema e dei giochi, nella nostra umanità attuale
è la 0,73, Uomo Sapiens. E poi abbiamo 0,8, Umani e Cyborg di Robocop. Gli umani e i cyborg di Robocop sono già... Quindi praticamente gli impianti, il corpo metallico, ma uomini, sono sempre uomini. Ah, intanto c'è una domanda che ci pongono. Secondo voi che direzione prenderà l'arte nel futuro con tutta questa tecnologia straordinaria? Secondo me ci sarà una amalgamento, scusate l'italiano, cioè verrà diciamo inglobato, cioè ci saranno nuove forme di arte con la tecnologia, quindi io credo che su quel punto di vista non credo che si estinguerà. Secondo me prenderà delle strade che creerà nuovi movimenti artistici, un'influenza, ma secondo me anche di più di un'influenza, cioè poi si creeranno nuovi movimenti artistici. Non posso dirne uno che avevo sognato di notte? Dipingere con la mente, mostrare grazie a degli impulsi che vengono collegati quando sapremo in grado di farlo, mostrare in qualche maniera, proiettare un ologramma di ciò che vogliamo creare. Io, per esempio, io non so disegnare, purtroppo, perché sono scarso, sono bravo a suonare, ma disegnare purtroppo non è il mio forte, e in quel sogno vedevo che appunto grazie a questi impianti così riuscivo a creare con la mente, creavo le forme che volevo, cioè in pratica l'arte non era più una questione di mani, di talento nel tenere il pennello, ma era diventava una questione di capacità mentale di essere creativi. Cioè e questo non vale solo per l'arte ovviamente pitturale, ma anche per qualsiasi tipo di arte, suonare con la mente, creare con la mente, scrivere con la mente, proiettare un film. Pensate una sai cosa mi viene in mente, scusa sì? Se te lo dico, di Ivy Rain, non so per chi ha giocato, che interpretava il poliziotto, non mi ricordo come si chiamava, quello dell'FBI, si metteva un casco che all'interno poteva disegnare, poteva far tutto. Quindi ti leggo anche l'altro messaggio che voglio che ci dai una tua opinione. Ci sono già artisti che fanno disegni su tablet, quindi magari ci sarà un tempo in cui le mostre saranno così. L'arte digitale, bella. Sì, bella. Però quello che dice Jack secondo me va oltre proprio questo, dei chip all'interno della mente che ci permetteranno di disegnare, anche se io, per esempio, e anche lui siamo degli incapaci a disegnare. E quella proprio è oltre l'arte, quello secondo me. Quello lì proprio sarà un altro tipo di arte. Degenerata, dice. Dal Novecento in poi, nell'arte è fondamentale l'idea, non l'abilità manuale. Questa cosa è vero, ma si valorizza sempre di più, non più tanto il talento puro. Io mi ricordo una cosa, mi ricordo ad esempio ai tempi, io purtroppo lo so per la musica, Tchaikovsky aveva delle idee pazzesche e anche implementava bene, ma lì contava l'abilità manuale. Fu ripudiato dall'Accademia russa, fu ripudiato e hanno scelto un altro, che comunque è un altro famosissimo, se non mi ricordo chi era, è un altro importantissimo musicista russo, perché appunto lui dicevano che era comunque uno che però come abilità manuale non era ai livelli che volevano loro. Lui era un grande genio, ma i tempi non valutavano quello. Non era un virtuoso, lui era un genio, ma non un virtuoso. Lui era un creatore, un idealista della musica. Infatti, pensate voi uno che suona 1812 con i cannoni. Si mette a usare i cannoni da guerra per sparare, e lo fanno ancora oggi nelle orchestre, sparano a salve quei cannoni. Cioè, dico, sei un genio, sei veramente un genio. Ed è pazzesco. Oggi, ecco, sì, ci sono tante cose. Io dico che veramente creare, è anche nel mondo dei videogiochi, è un'esperienza. Non serve più. Serve, la cosa più fondamentale oggi è l'immersività. L'immersività non significa realtà virtuale, che quella si lavora, ma l'immersività significa capacità, prima di tutto, di identificarsi, di ragionare se questo prodotto ti fa ragionare, ti crea delle emozioni dentro. Non è il classico... adesso non voglio insultare giochi, ma dire il classico multiplayer, battle royale, con 100 giocatori. Forte. Ho capito quello intendo. Sì. Cosa? Non ho detto niente io, era un colpo di tosse. Ah, un colpo di tosse che però era parecchio curato. E dicevo che in pratica la vera arte è quella di riuscire a generare qualcosa dentro. Se da prima di vedere qualcosa, che sia un film, un videogioco, un'opera artistica o una musica, se da prima o dopo il tuo stato è cambiato, il tuo stato emotivo o anche intellettivo è cambiato, allora vuol dire che quell'opera
è in grado di generare qualcosa, non è spazzatura, voglio dire, non è, è un po' come, cioè non è il Twilight, che prima di vedere Twilight, dopo di vedere Twilight, è detto, ok, ho visto un film, fine, non mi ha fatto nulla, non mi ha fatto nulla. Io mi associerei al messaggio che ci scrivono, comunque mi fa strano che con i visori per PS4, PC, cellulari, che non siano ancora giochi o simili, per fare anche se beta disegni musico simili, visto che col visore è un mondo di... ma probabilmente è ancora troppo presto, secondo me. L'artista sì, è colui che riesce a dare forma alle sue idee, sembra una cosa facile, scontata, non è... No, infatti. E tra l'altro, tra artisti ti posso dire che molti hanno la crisi artistica, molti. Guarda, io ti dico, io ora non è per dire, ma noi scriviamo, io e Jack scriviamo, e a me è capitato, penso anche a te, dei blocchi artistici. Quindi, mio blocco è dovuto a come nella mia mente è perfetto quello che scrivo e come lo produco non è perfetto come nella mia mente. Mi dà fastidio questa incapacità, questo blocco è generato da un'incapacità nell'essere degno di ciò che vuoi fare. Cioè tu pensi che l'opera sia talmente buona che appunto la tua capacità di produrre non sia allo stesso livello della tua capacità di creare. È difficilissimo, difficilissimo. Infatti anche generati, cioè anch'io scrivo, ma non testi creativi, sono uno storico e content creator. Sì, lei è una grande conoscitrice della storia, è vera questa cosa, degenerata sei bravo. Sì, ma conferma, infatti sì, è un bel canale tuo, infatti, sì, perché fai cose veramente interessanti. Sì. E vale anche per quelli che fanno streaming, cioè di avere dei blocchi, ora con molte virgolette. Andata via là, aspetta, mi sa che si è crashato? Sì, è crashata. No, dai, ti prego. Ecco, tornate, ci siamo. Okay. Stavo dicendo che una cosa è vera, e volevo correggere il fatto che su Music, altro gioco è uscito dopo, ci sono già delle persone che hanno creato musica attraverso videogiochi, non videogiochi, cioè strumenti su console per creare musica. È incredibile che si riesce ancora a farla questa cosa. Si riesce già, però è difficile perché comunque, voglio dire, su PC... puoi fare i sintetizzatori, fai delle cose pazzesche, i DJ sono in grado di fare certe cose incredibili. Questo per dire che non ho blocchi creativi, vado spesso in burnout perché mi stanco. Oh, è facile stancarsi, certo, è facilissimo stancarsi. Succede anche a fare le live, siete quasi tutti streamer, succede sì, anche a fare live tutti i giorni, programmazione, tre ore al giorno, dopo un po', magari ti viene anche quella sorta di stanchezza che il giorno dopo è ora che vai e dici, sono stanco, ma infatti esatto, forse è presto, davvero fare arte non è facile per nulla, anche io scrivo ma uso un sacco di blocchi, ma la cosa dei blocchi io ci farei prima o poi una live sopra perché avremo da raccontare anche su questo, perché comunque il blocco anche a noi, noi parliamo perché abbiamo anche questo canale, in realtà ne abbiamo altri. Abbiamo i nostri canali, la programmazione dei nostri, seguire questo non è facile, quindi posso capire chi ha problemi con uno, figuriamoci noi che ne abbiamo, io con questo ne ho tre, e Jack ne ha due, come ho compiuto questo, grazie. Io ne ho solo due, se questo solo, oddio. Esatto. Non è proprio... Quindi eccolo qua, i nostri canali, quello di Jack, il mio, e l'altro mio, che... Quindi è normale. Ora, l'arte a livello di... è una questione di allenamento, bisogna farsi il fisico per le live. bisogna guarda, ora andiamo un po' a sforare, ma faremo una puntata con in mente anch'io, come essere streamer su Twitch, ma poi la faremo perché urge un po' di ore per parlare. sì, ma tornando sempre alla scala di Kardashev, vi state chiedendo, ma come sarà una civiltà di livello 1? Come sarà una civiltà in grado, veramente in grado, di riuscire a fare qualcosa del genere? Come c'è scritto qua, appunto, come sarà? Sarà una civiltà che come vive? Vi starete chiedendo, ma come vive? Qual è la qualità della vita? In che modo vivremo? Plutocrazia, si pare che vivremo una plutocrazia, ovvero un'era di scarsità regnata da un'elite aristocratica o ricca, cioè praticamente vuol dire che prossimamente probabilmente andremo incontro a una forma di governo di un'elite mondiale, ovviamente per chi è cospiratore potrebbe dire che viviamo già adesso in questa epoca qua, però vuol dire che poche persone... Perché non è vero? Perché non è vero? Io al momento mi astengo, dico un'elite finanziaria sarà in grado
di controllare il mondo intero col potere dei soldi, col potere del potere. Perciò sto dicendo che comunque, secondo me, cioè, voglio dire, ci siamo abbastanza vicini, ma d'altronde non parliamo di una cosa che raggiungiamo fra 100 anni, raggiungiamo anche prima, perciò voglio dire, siamo quasi vicini, e questa sarà qua. E poi, finita l'era di scarsità, la fine della plutocrazia, e ringraziamo. Cosa ci sarà, quindi? La sapienza. Cos'è la sapienza? Avete presente l'antica Sofia, la Sofia Pistissofia, no? Sofia Lore? No! Sofia Lore. La Pistissofia dei Greci è la saggezza. La saggezza è: io realizzo di non dover vivere per me stesso, ma devo vivere per il bene, per il bene comune. Significa che ciò che faccio è per il bene comune, ma allo stesso tempo anche un datore di lavoro arriverà a dire: io non è che devo fare profitto, se faccio il profitto che mi sono preimpostato, io non devo andare oltre. Perciò i miei dipendenti possono lavorare 3 ore al giorno, lavorare, e lo stanno già facendo delle aziende, io ho visto delle aziende lombarde che fanno sta cosa, fanno lavorare la gente 3 ore al giorno, li pagano come se lavorassero 8 ore al giorno. Perché? Perché dicono, lavorano a pieno regime, non chiedono mai di non farlo, perché per loro va bene, lavorare tutti i giorni 3 ore, non è come lavorare 8 ore, noi facciamo meno profitto, ma la qualità è ottima, perché nessuno fa le cose di distratto, 3 ore al giorno. È quasi impossibile fare errori in 3 ore al giorno. Se in 8 ore un errore può anche farlo, non dico sempre, ma un giorno può capitare, capite? E quindi in pratica cambierà proprio l'approccio, non è più vivere per se stessi, è vivere per il bene comune. Non significa essere altruisti, significa produrre qualcosa di gruppo, e questa qui è la differenza principale, perché ormai non ci sarà più questo bisogno assurdo di prevalere sugli altri. La felicità. Ma sembra una cosa facile a dirsi, perché no, a dirsi sono bravi tutti, cioè a dire sì, facciamo così, poi non è vero, perché lì è un discorso, secondo me, anche di essere umano, cioè l'essere umano è sempre stato egoista e individualista, per quanto si dica il contrario, lo è sempre stato in cuor nostro, bene o male lo siamo, cioè ora è inutile raccontarci, cioè, almeno io. Abbiamo anche altre forme alternative, ma certo, la democrazia online, la e-democracy, ovvero l'uso di internet per rimpiazzare tipo piattaforma Rousseau, tipo la piattaforma Rousseau, sì, se fosse applicata al mondo intero, però vabbè, cioè, che però non sia falsabile, io non dico che quella lo fosse, ma che non sia falsabile, è una cosa vera, la democrazia online, ovvero la democrazia viene gestita in rete, vabbè, e ci stiamo già andando un po' alla volta, egemonia, il dominio di uno Stato sugli altri con un'influenza planetaria, ma ciò vuol dire che praticamente una civiltà domina le altre e tutte le altre sono succube, sono praticamente vassalli, diciamo in termine medievale, della civiltà dominante. E oggi non è così. Pensiate che magari c'è una nazione che potrebbe essere al comando del mondo, non lo è ancora, potrebbe non succedere mai. Speriamo che non succeda mai. Fate che non succeda mai. Anche se un'idea di chi può essere, ce l'ho in mente, di esportatori della democrazia, magari, no? Beh, al momento sono i favoriti. Sono i favoriti, dice. Sì. E poi la futarchia, mercati predizionali per determinare le politiche, cioè addirittura capire quali politiche servono di più, nel senso, ma sapete, no, facciamo diversamente tutto questo, cioè usano le predizioni grazie ai calcoli più precisi che ci saranno in economia per decidere come andare avanti e come fare profitto, non avere mai delle perdite. Wow, paradiso, ma... E poi c'è una cosa poco bella, la meccanocrazia, ovvero comandano le macchine. Può esserci un'epoca... Ah, è Terminator. Nel senso, sono più intelligenti di noi, ci rimpiazzano come specie dominante e comandano il mondo a loro immagine e somiglianza, anche Matrix, ovvero usano gli umani come praticamente delle cose per alimentarli. Semplice. Può succedere, speriamo di no. Ma in Terminator guarda che finiva peggio probabilmente, perché lì, secondo me, anche se c'è la ribellione, ma è chiaramente destinata a fallire, almeno io dall'idea che ho visto anche in Terminator Salvation, lì l'umanità, per quanto resista, prima o poi viene soppiantata. No, questo... l'umanità ha vinto sempre. Ho visto quel messaggio lì, molto pessimista, secondo me. Ho visto sempre le macchine sopra, perché sono di più, quindi non lo so, se le macchine avranno questa cosa qui,
secondo me si potrebbe anche andare a questo futuro qui, però se ne riparlerà tra decenni di migliaia di anni, tra 200-300 sì. anni, sono di più. Ecco, questo qui è lo scenario preferito da Cla, la geriatrocrasia, cioè praticamente i nostri leader politici li facciamo incapaci di invecchiare, li rendiamo... No, ma cioè, praticamente è una cosa stile imperatore Palpatine. È allucinante, cioè immaginate, prendiamo i nostri leader attuali... Ma ce lo vedi quello che c'è adesso in Italia, quella banda lì che è all'infinito? Ce lo vedo. Questo qui è il sogno dei politici a comando. Che incubo. Cioè, poterci governare per sempre. E poi abbiamo una un pochettino più allegra, che è la meritocrazia. Regnati dagli intelligenti e dai capaci, opposto ai partiti politici tradizionali. Ovvero, chi è capace viene promosso senza votazioni. Cioè, nel senso, questa persona sa far questo. Sa far questo e gli fai fare quello che sa fare, non quello che non sa fare. Ma sulle basi di chi viene eletto, scusami? Su capacità che hai dimostrato via curriculum di saper fare. Cioè tu ci metti come ministro della medicina, ci metti una persona che ha una conoscenza, ci metti un medico che ha la conoscenza, che sa fare le cose che dice di fare, e se non le sa fare ci mette altri che lavorano per lui, che sanno fare quelle cose. Dovrebbe essere così. Ministro della cultura con una certa cultura, ministro degli esteri che ne lo sappia pronunciare i nomi degli altri stati. Sto dicendo degli esempi, non stiamo facendo politica qua. Oppure c'è anche un altro scenario brutto: illuminazione oscura, antidemocrazia, anti-egalitaria e libertà della gente reazionaria. Cioè non c'è adesso già? No, non c'è adesso. È una cosa anarchica, talmente anarchica che nessuno può più comandare. Non c'è nulla, non si comanda. Cioè nessuno comanda, è praticamente Mad Max, ovvero... Ma quelli però sono regrediti, però, attenzione. Okuto no Ken, Kenshiro. Sono regrediti, ti informo. Infatti non è una cosa bella, però può essere uno dei scenari possibili del futuro. Mamma mia, questi sono regrediti però, attenzione. Sì. Infatti dice che i problemi saranno appunto di non diventare surrogati dei robot, ovviamente robot, clonazione e proliferazione dominante, e poi ovviamente le città, nello città come megastrutture, le città, cioè già oggi se pensiamo che bella Dubai, pensate città su livello, su scale, multipiano, pensate che roba per tenere 20 miliardi di persone, 30 miliardi di più, ce ne vuole. Perciò vi dico, ci siamo sulla buona strada per vedere l'evoluzione, e quello che vi abbiamo raccontato è solo la punta, è soltanto la punta di quello che è l'evoluzione dell'umanità, è soltanto la punta iniziale. E poi ovviamente dovremo essere in grado di fare tante cose. Infatti la prima epoca di queste si chiama l'era dell'idrogeno, ovvero praticamente dove siamo talmente in grado di controllare H2O, ovvero le sostanze che formano l'ossigeno e l'idrogeno, l'ossigeno già lo controlliamo, e poi l'idrogeno, saremo in grado finalmente, e dico finalmente, di sviluppare delle cose incredibili. Io spero che di vederla sta cosa in vita mia, spero sul serio, spero con tutto il cuore, ma 30-40 anni minimo. Ma. E vediamo. Secondo me no. Sì. E poi ovviamente quello che diceva Degenerata prima, conterà l'immaginazione. Se oggi conta la capacità di produrre, in futuro probabilmente conterà di più la capacità di creare. I geni saranno le persone che comanderanno la Terra. E già oggi, comunque, voglio dire, hai già un Elon Musk che comanda, che comunque manda la gente nello spazio e crea macchine come la Tesla, vuol dire che siamo veramente vicini. Siamo veramente vicini a quest'epoca dove i geni creano. Ok. Io avrei quest'ultima domanda per concludere la live, prima di fare il raidino. Come vedrete voi l'umanità nel futuro? Cioè, la vedete peggiorata? La vedete migliorata? Com'è la vostra idea? Vai, Jack. Secondo me ogni epoca l'umanità né peggiora né migliora. Ha dei momenti dove tende più al peggiorare, dei momenti in cui tende più al migliorare, ma poi è un equilibrio instabile. Secondo me avrà i suoi difetti e i suoi pregi. Avrà dei pregi che magari oggi non abbiamo, avrà dei difetti che magari oggi non abbiamo. Secondo me l'umanità è imperfetta, e nella sua imperfezione è umana. Le macchine magari saranno perfette perché non conoscono l'imperfezione umana, ma noi siamo
imperfetti. Siamo belli nella nostra imperfezione. Con questo chiudo il discorso. Concordo. La nostra umanità è proprio quella, quella di essere imperfetti, altrimenti è noia, siamo tutti uguali, tutti omologati. La nostra imperfezione di essere umani deve continuare a esistere, secondo me, perché altrimenti non abbiamo scopo, siamo tutti uguali, facciamo le stesse cose, non ha più senso, cioè per me non ha senso. E detto quello, io posso anche dire ok, perché io ho risposto, non credo c'è altro da dire, secondo me. Secondo me non c'è anche più niente da dire. Noi come umani dobbiamo imparare e dobbiamo però avere la mente ancora aperta e dobbiamo non perdere la capacità di sognare, che per molti è ormai fatta. Non bisogna perdere né la capacità di sognare né la capacità di immaginare, perché l'arma più grossa che abbiamo è l'immaginazione, la creatività, sì. I sogni sono la cosa più bella. E con questo direi che posso chiudere una puntata, secondo me, che è stata molto bella. Vai Jack, se vuoi concludere, se no io dico gli ultimi indirizzi dove trovarci. Sì, dici gli indirizzi, dici indirizzi. Ok, vi possiamo trovare su Instagram, Spotify come Edisi Podcast, Facebook, YouTube, sui nostri canali Jack Leone Max, Angolo delle Videogame e Pensieri Oltre la Barriera, che è il mio altro. Ringrazio tutti quelli che sono passati. Grazie ragazzi, sempre bello. Lunedì vogliamo già dire cosa facciamo? Lunedì dovrebbe esserci una bellissima intervista, giusto? Dove il 19 è il 19, no, non è ancora 19, 15 ancora. Cosa c'è lunedì? Dovremmo avere Silent Hill. Se tutto va bene, appunto, dicevo io, l'intervista intendevo. Ah, okay. Teniamo un ospite e parleremo di Silent Hill con questo ospite. Ormai siamo vecchi, signori. Perdonateci. Comunque, ragazzi, vi ringraziamo della vostra presenza, è stato bello, grazie alla vostra veramente presenza. Andiamo a fare un bel raidino a questa sì, ragazza. Rimanete con noi, bravo. Ciao i coin, ciao. Ciao a tutti. Staccato, puoi chiudere. Fatto il raid.